La pioggia battente che è scesa per tutta la serata a Gallicano ha condizionato ma non impedito lo svolgimento della 38esima edizione della Fiaccolata che si svolge nel centro Garfagnino. Dopo l'uccisione della giovane Vanessa Simunini il 7 dicembre del 2009, proprio mentre si svolgeva la Fiaccolata, questa manifestazione, oltre ai valori della solidarietà, ha assunto anche la voglia di dire no alla violenza sulle donne, soprattutto in ricordo di Vanessa. In piazza, sulle note della fanfara Alpini della Garfagnana, tante associazioni hanno voluto essere presenti, nonostante la pioggia, e sul palco tante autorità non hanno voluto mancare all'evento. Sì, sono venuto volentieri a quella che è la Fiaccolata della Luce qui a Gallicano, nel territorio, proprio per ricordarci che la luce che illumina ogni uomo è Gesù. Noi siamo cristiani, attingiamo tutti nella vita quotidiana a quella luce che non si spegne mai, luce di pace, di bene, di amore, che è, ci testimonia Gesù. Bisogna mancare, come non sono mancate queste persone che nonostante il brutto tempo ancora una volta vogliono manifestare per la pace, e ce n'è sempre bisogno, manifestare per Vanessa e quindi per tutte le donne che sono oggetto di violenza. La solidarietà non si ferma, va avanti. Nella nostra valle è sempre più importante accendere delle luci, accendere delle fiaccole e far vedere quanto siamo solidali con chi ha bisogno.